Allora, benvenuto Mauro, grazie a tutti per essere presenti. Chiedo solamente la gentilezza se date l'ok per poter registrare e rendere disponibile questa serata preziosa per tutti noi perché si parla di argomenti nuovi. Do la parola a Mauro, che come vi dicevo è un veterinario, è veramente esperto di fauna in generale, ha lavorato per tanti anni a istruire molteplici persone a riguardo, vero Mauro? Autopresentati un attimo che così non vorrei dire Va bene. scorrettezze. Prego. Allora, la presentazione in parte è già stata fatta, ma magari dico qualche cosa in più. Sono un veterinario, mi sono laureato nel 76, ho fatto un po' di libera professione all'inizio da giovane e poi in realtà sono entrato in provincia di Modena, dove sono stato dirigente di quello che allora si chiamava Servizio Caccia e Pesca e sotto di me si chiamò Servizio Faunistico Vigili Provinciali. Sono rimasto fino al 2003, dopodiché sono passato all'ASL, sono sempre occupato di animali selvatici anche sotto ASL, ho continuato questo interesse. Diciamo così, ho abbinato le competenze del veterinario anche quelle del faunista. La parola, adesso magari il termine tecnico lo si usa un po' di più. Ai miei tempi era una specie di strampaleria, neanche una stranezza, però io mi potevo vantare del titolo di esperto faunistico solo perché nel mio concorso la provincia aveva messo bando di concorso per esperto faunistico e io quindi mi sono guadagnato il titolo, penso il primo in Italia perché c'era questa stranezza in quel bando di concorso. Mi sono sempre occupato di animali selvatici, ho avuto il piacere di collaborare spesso anche con il CAI di Bologna, con il TAM, con il CAI di Modena. E preciso che ho in effetti esperienza su alcuni gruppi di animali, di interesse gestionale. Però tanto per sgombrare il campo, non vi stupirà se vi dico che per me lo sciacallo è un argomento, quello dello sciacallo è un argomento molto molto nuovo, nel senso che io lo conoscevo teoricamente perché ero entrato a far parte degli animali, delle specie particolarmente protette con la riforma del 1992. In Italia fino al 1977 si cacciava con il testo unico del 1931, una barbarie giuridica che non vi dico. Nel 1977 con la legge 968 si cercò di di traghettare i paesi in un contesto nuovo. Era una legge abbastanza limitata. Ci fu il tentativo di referendum contro la caccia che non passò per 3 milioni di voti, mi ricordo. Il 96% si era espresso a favore dell'abolizione. Questo stimolò le componenti politiche a collaborare attivamente, tutte da destra a sinistra, per riformare la legge sulla caccia nel 92. A febbraio fu una cosa concitatissima, io ve la cito solo perché comparve lì lo sciacallo dorato nel 1992, legge 157, tra le specie che godono di particolare protezione, non tra le specie che sono protette, alcune delle quali anche cacciabili, ma di particolare protezione, cioè quelli per le quali la caccia non è possibile. E io ho cominciato a avevo in realtà già avuto notizia che ci sarebbe stata questa novità perché a uno dei primissimi convegni ai quali io ho vinto il concorso nell'82, ho cominciato a lavorare in provincia nell'83, in uno dei primissimi convegni a cui ho partecipato, viene data la notizia in anteprima, fuori programma, che questa specie era entrata in Italia nel Carso Triestino. Mi ricordo la comunicazione fu fatta dal compianto prof Augusto Vigna Taglianti dell'Università di Roma, che non era neanche uno specialista di vertebrati lui, perché era un entomologo soprattutto, ma si occupava anche di queste cose e diede questa notizia in anteprima. Nel 92 entra a far parte dell'ordinamento come specie particolarmente protetta, dopodiché però io l'ho messo in stand-by. Da questo stand-by io l'ho recuperata perché ci fu un articolo su Airone all'inizio degli anni 90 che parlava dello spostamento verso ovest di questa specie che veniva segnalata in Cadore. Ed anche un esemplare era stato osservato, mi ricordo, tra la provincia di Padova e la provincia di Rovigo. Tant'è vero che io preparai una scheda per il mio personale, per gli agenti,
di stare attento perché poteva, se c'erano queste presenze così irruttive, poteva forse capitare qualcosa anche da noi. In realtà poi non successe più nulla. Io partecipai a diedi una collaborazione dei colleghi ittiologi che seguivano un progetto in provincia di Belluno. E una sera eravamo in questo paesino della Val d'Agordo, dopo essere stati tutti il giorno nel torrente a fare ricerche, nel buio, nel chiarore dei lampioncini di questo paesino, dall'altra parte della piazza è passata un'ombra e ho detto: avete dei cani in giro? E lui fa: ah, l'hai visto anche te? Fa: no, non è un cane, è uno sciacallo. Come uno sciacallo? Ce n'è qualcuno qui in giro, disse in dialetto, adesso non lo so imitare, girano dentro il paese perché vanno a caccia di gatti. Dopodiché l'ho rimesso di nuovo in stand-by per tanto tempo, finché nel Modenese una persona che conosco stava facendo osservazioni, un birdwatcher, anzi un inanellatore, stava usando il cannocchiale per guardare degli uccelli nella sua zona, nella bassa, e fece una cosa che si chiama digiscoping, non so se la conoscete, adesso si pratica poco, ma qualche anno fa era piuttosto in voga, perché col cannocchiale e il cellulare riuscivi, se eri bravo, ti preparavi anche un attrezzino, riuscivi a fare delle belle foto. E lui fece quella mattina una foto emblematica proprio, mi ricordo, nel suo profilo Facebook, disse: so, questa mattina, l'ho guardato l'ora, sarà state le 8 e un quarto, 8 e 20, e si vedeva la foto di uno sciacallo dorato. Fa: questa mattina in una zona tra Finale e San Felice. Io gli ho fatto notare: guarda che probabilmente è uno sciacallo. A che si è mosso tutto un traffico, un'agitazione, e lui venne subito contattato da degli esperti friulani. Lui fece anche un piccolo video con il cellulare. Il video e la foto vennero validate, per cui quella fu la prima segnalazione di sciacallo a sud del Po, ed era il giugno del 2017. Dopodiché di nuovo tutto in silenzio, finché poi, lo rivedremo nella prossima puntata, sono cominciate a succedere tante cose, a concatenate fra di loro, e io ho proposto al massimo esperto, il referente massimo per lo sciacallo dorato in Italia, che è Luca Lapini, lo zoologo del Museo Civico di Udine, gli ho proposto una collaborazione, suggerendo di fare alcune attività di cui parleremo la volta prossima. E da allora, mi sono inserito in questo piccolo gruppo e ho cominciato a recuperare il tempo perduto su questa specie, assumendo tutte le informazioni, le competenze che servivano per fare le cose che appunto vedremo la settimana prossima. Questa sera invece abbiamo concordato con Milena di trattare l'argomento, diciamo così, in generale della biologia, della zoologia, della biologia, dell'etologia, del comportamento di questo interessante animale. Perfetto, se vuoi cominciare a Io preparare userò adesso la condivisione la presentazione. del mio schermo, farò ricorso ad alcune cose, vi anticipo. Userò una presentazione che ha curato il dottor Luca Lapini, lo zoologo di cui ho parlato. Questa presentazione lui l'ha preparata per un webinar organizzato per Unione Bolognese Naturalisti, UBN, fatta la metà di marzo, 2 settimane fa praticamente. 3 settimane fa. Userò quella, ma farò ricorso anche ad altre cose. Farò ricorso, vi farò vedere, vi dirò come averle, tra l'altro, in modo molto semplice, a due pubblicazioni francesi di carattere di taglio divulgativo, che è quello che in Italia non abbiamo. Non lo farei in un altro contesto, però con voi mi sento di farlo, perché magari qualcuno di voi ha qualche reminiscenza del francese, ce l'ha, se non l'avete poco male, perché comunque il taglio è così divulgativo e ben curato che è tutto fatto, costruito sulle immagini, sulle tavole e sulle due brochure, quindi le potrete usare direi facilmente.
Dopodiché, e quindi abbiamo tre documenti in PDF, dopodiché useremo anche una o due filmati che sono presenti, sono reperibili su YouTube nel canale tematico che abbiamo aperto, che si chiama Canisaurus News, ma anche di questo poi vedremo la volta prossima. Questa volta andremo a vedere proprio questo, soprattutto un filmato per darvi un'idea precisa, soprattutto sulla bioacustica. Allora, qui dovreste vedere, se mi dai conferma tu, dovreste vedere Sì, la si vede. presentazione, ok? Perfetto. Perfetto. Qui proprio voi vedete che la prima immagine di copertina non lascia dubbi, è stata usata da Luca Lapini del Museo Friulano di Storia Naturale e componente del Goiage. Il Goiage andrebbe scritto tutto in maiuscolo. Praticamente è il gruppo sciacallo europeo, è un net di specialisti che sono collegati fra di loro e si scambiano le informazioni e gli aggiornamenti. Tra l'altro hanno anche concordato fra di loro, e ci sono delle pubblicazioni di cui parleremo soprattutto il mese prossimo, ci sono due pubblicazioni sulle quali è stato stabilito come sono da condividere gli aggiornamenti su questa specie in modo da non restare, diciamo così, vittima o impaniati da tutte quelle segnalazioni che sono in realtà il frutto di equivoci, di impressioni, di fatti riferiti da terzi senza prove circostanziate, eccetera. Quindi, è stata definita la modalità di scambio di informazioni, reali e poi vedremo come. Qui parleremo della biologia. Parleremo anche della zoologia, parleremo dei suoi comportamenti, quindi della capacità di usare l'ambiente da parte di questa specie e anche dei suoi rapporti con l'uomo, questo ci porta anche a capire e interpretare i rapporti con l'uomo e con le altre specie, aggiungo io. E questo ci porta a capire meglio e interpretare un po' il perché di questa espansione. Io vi fermo però sulle immagini di copertina qua, perché è importante. È un'immagine di copertina fatta con un animale vero a sinistra e con un animale preparato sulla destra, che è molto importante da valutare. Quando si parla dell'aspetto esteriore, per quando si parla dell'aspetto esteriore di questa specie, questo esemplare naturalizzato, tassidermizzato, imbalsamato, come si suol dire nei vari ambienti, a destra proprio è un aspetto assolutamente tipico, perché ci sono gli elementi importanti e fondamentali per capire che stiamo guardando uno sciacallo e non qualche cosa d'altro. Che stiamo guardando uno sciacallo e non qualche cosa d'altro, o che stiamo guardando qualche cosa d'altro e crediamo di stare guardando uno sciacallo, è un tema molto comune. Purtroppo spesso all'auge dei media e della stampa, per cui le foto del un raro sciacallo dorato con foto di cane lupo cecoslovacco piuttosto che un lupo invece uno sciacallo dorato, eccetera. Queste cose qui ormai ancora si sprecano in Italia. Sulla destra che cosa vediamo noi? Vediamo un soggetto che è fotografato che è stato montato con gli anteriori sopra un rilievo e questo ci permette di vedere bene dal basso verso l'alto una coda corta con una bella punta nera. Poi abbiamo una bella zonazione del mantello del dorso, con se vedete il puntatore, la manina, con degli elementi interessanti, perché questa qui è una pezzatura dorsale, che è così evidente soprattutto nei maschi di una certa età. Poi abbiamo questo collare.
Abbiamo una maschera golare ben presente e una maschera facciale molto bassa. E poi abbiamo anche queste orecchie piccoline e anche abbastanza ravvicinate, inserite in un cranio, in una testa che può avere una sembianza volpina. Ma che in realtà volpe non è, e poi vedremo perché. Stiamo parlando comunque di un canide, è del genere Canis, quindi lo stesso genere del lupo, Canis lupus. Questo qui però è Canis aureus, di una sottospecie, Moreoticus. La Morea è una regione del Peloponneso, perché la prima determinazione tassonomica di questa sottospecie è stata fatta su dei soggetti di questa zona del Peloponneso, che poi si è trascinata e si è espansa andando avanti. In italiano lo chiamiamo sciacallo dorato europeo, lo chiamiamo dal punto di vista del linguaggio tecnico che ha italianizzato, o sciacallo dorato europeo, o sciacallo dorato greco, oppure sciacallo dorato del Peloponneso. Sono in realtà dei sinonimi. Sempre di sciacallo dorato si tratta. È la forma, diciamo così, più occidentale di quello che sarebbe lo sciacallo dorato eurasiatico, che in Asia c'ha tutte delle altre storie regionali, chiamiamole così, ammesso che si possa chiamare regione un subcontinente come l'India, oppure delle altre zone vaste come la zona iranica, eccetera. Al di là dei nomi, guardiamo il primo elemento che abbiamo qui sotto, che è quello del peso, 10-15 kg. In realtà poi, se andiamo a vedere la scheda dei francesi, troverete che i chili possono essere anche meno, però qui sono stati usati chili, diciamo così, rilevati, il peso rilevato in Italia. I francesi probabilmente hanno preso più spunto dalla letteratura, anche perché loro hanno pochissimi animali, soprattutto nell'Alta Savoia, dove non credo ci siano stati dei fenomeni riproduttivi, peraltro. Sono animali che vivono in gruppi sociali. Il gruppo sociale base è il gruppo familiare, che nelle zone in cui sono più studiati, che sono soprattutto il comparto dell'Europa sud-orientale, l'area balcanica, quantomeno, è composto da pochi individui, da 5, da 3 a 7, insomma. Di solito con il padre e la madre e i cuccioli dell'anno. Tenete presente che può rimanere in famiglia anche una qualche femmina delle covate precedente, che prende il nome di helper. Non si riproduce, rimane lì ad aiutare la madre a tirare su i nipotini, i fratellini, scusate, perché sono figli della madre. Quindi abbiamo già messo a fuoco una descrizione esteriore, una sua modalità di organizzazione interessante. Poi bisogna subito arrivare a parlare anche della sua nicchia trofica, si direbbe, cioè della sua dieta. Questa specie in che cosa si differenzia dagli altri canidi che sono nelle nostre zone, la volpe o il lupo. Ecco, la dieta dello sciacallo è tendenzialmente una dieta microteriofaga, cioè una dieta basata sul consumo di piccoli mammiferi, che però porta questa specie ad essere un carnivoro molto generalista, che va dalla necrofagia, cioè dall'utilizzo di animali morti, fino al consumo di
di cose che sono sostanziose dal punto di vista energetico, ma che sono tutt'altro che gli alimenti a base di carne, perché questa specie è un'ottima consumatrice della frutta e anche soprattutto della frutta coltivata. Tenete presente che noi le chiamiamo pere, mele, prugne, albicocche, quello che è. Dal punto di vista di un interesse di un opportunista, questi prodotti agricoli hanno un elevato contenuto di zucchero e quindi sono molto interessanti, soprattutto quando sono di stagione. Va chiarito che si tratta di una specie assolutamente autoctona, una delle grandi discussioni che si cerca di sollevare è che sarebbe un alloctono invasivo e quindi eccetera. No, è assolutamente autoctona. Vi ho già spiegato che la legge ha assunto questa situazione e l'ha fissata nella determinazione dell'articolo 2 della legge 157 sulle specie che godono di particolare protezione, e quindi interessa poco che sia autoctono nel senso che l'abbiamo avuto qui storicamente, no? È una specie che comunque è autoctona dell'Europa continentale, e per tutta una serie di motivi che vedremo è entrata anche nel nostro paese spontaneamente. Non c'è stato nessuno che si è preso la briga di metterne qualcuno in una valigia e di liberarlo a destra e a sinistra per un qualche interesse di caccia, ad esempio, come si faceva e tuttora si continua a fare con le lepri, eccetera, eccetera. Gli animali che sono entrati in Italia sono venuti da dove? Sono venuti attraverso il Carso Triestino, e al Carso Triestino afferiscono due direzioni, una è quella slovena e quell'altra è quella croata, dove tutto sommato però comunque la specie è sempre quella. Stiamo parlando di provenienze, tra virgolette, considerando le nazioni che confinano con noi, ma dal punto di vista delle popolazioni, la popolazione dello sciacallo dorato abitava la zona dell'Istria, slovena e croata, e poi è entrata in Italia. C'è una data presunta di ingresso che è il 1984, che è stato l'anno del primo rilevamento pubblicato, tra l'altro, da Luca Lapini proprio, e l'anno dopo c'è già stata però la prima riproduzione accertata. Da allora sono passati parecchi anni è possibile ipotizzare anche una consistenza nazionale di circa 250-300 animali. Queste sono valutazioni che fa Lapini fuori da un contesto di articoli pubblicati, eccetera, e tenendo conto delle novità degli ultimi 2 anni. Basate queste attività, questa consistenza, su una cinquantina di gruppi familiari stimati, sulla base di quelli realmente identificati e documentati, e dopo vedremo come è possibile fare questo. Qui vediamo la slide che ci pone il problema che abbiamo già affrontato in copertina. Scusa Mauro, puoi togliere quella banda Oh, bianca? scusami, mi sono Grazie. dimenticato. Nascondi, grazie. Grazie. Il problema del riconoscimento della specie, e qui avete un pochettino una riproposizione con un animale fotografato in natura, chiaramente però in un contesto balcanico. Qui siamo in un contesto danubiano. A destra e a sinistra vedete gli animali messi in due pose diverse, una posteriore e quell'altra in frontale. Guardate prima la posteriore, che è interessante. Sentirete sempre parlare, lo vedremo fra un mese tra l'altro, di coda corta. Se voi guardate la foto a sinistra, invece vedete che la coda tocca quasi il terreno, ma per un motivo. Il canide di destra è abbassato sulle zampe e quindi la coda arriva quasi al terreno, ma se tenesse le zampe ben stese, come il soggetto di sinistra, la coda, vedete, non arriva al
al cosiddetto calcagno anatomico, no, non ci arriva neanche, quindi non è che non lo supera, non ci arriva neanche. E poi ha questa bella macchia nera sulla punta. Dopodiché potete vedere, osservare bene il meccanismo della zonazione sul dorso e riuscite a riconoscere sul garrese quell'effetto di zonazione dorsale di cui vi ho già parlato e riuscite a intuire le tracce di quello che è il collare, ma vedete molto bene invece sempre a sinistra la maschera della gola e la maschera facciale, che invece vedete benissimo con il soggetto di destra. Vedete benissimo il collare, questo qua, poi vedete benissimo la gola e poi vedete la maschera facciale. E poi vedete le orecchie sono molto ravvicinate come base. Sono piccoline su un cranio che ha una buona base e poi termina in un muso che è abbastanza sottile. La proporzione tra il corpo e le zampe vi dà un po' l'idea dell'animale che ha una buona capacità fisica, una buona prestanza fisica e delle gambe tutto sommato sottili. E comunque lunghe. Ricordatevi di questo, soprattutto quando si parla della possibilità di confonderlo con la volpe, che invece si presenta subito con una sproporzione fra dorso e zampe che sembrano molto corte rispetto al volume del torace e dell'addome. Abbiamo parlato di genere, Canis, e questo pone un problema interessante, che è stato tra l'altro trattato e indagato anche qui in Italia, perché il laboratorio di genetica dell'ISPRA a suo tempo ha collaborato a uno studio che si svolgeva in Dalmazia. Questa specie può ibridarsi col cane. Qua vedete degli esemplari che sono frutto di queste ibridazioni accertate. Questo fenomeno è stato studiato, pubblicato, ci sono degli articoli, eccetera, ed è stato indagato soprattutto nell'area balcanica. Canis familiaris, Canis lupus, Canis aureus, cioè il genere Canis, le specie fra di loro evidentemente hanno questa possibilità. Le barriere non sono tanto di compatibilità genetica, anzi, queste barriere non esistono, le barriere sono soprattutto di compatibilità comportamentale, cioè le barriere sono soprattutto etologiche fra il cane domestico, il lupo e lo sciacallo. Quando questa barriera comportamentale cade o si indebolisce per tanti motivi, possono avvenire anche casi del genere. Cioè questo qui non è un cane, questo qui è uno sciacallo geneticamente, è uno sciacallo dorato con un mantello da cane. Anche questo qui, eh? Ci sarebbe da andare a definire dei dettagli dal punto di vista zoologico per andare, però intanto voi rifatevi il ripasso, l'abbiamo visto in copertina, l'abbiamo visto nell'altra immagine, lo vedete anche qua a sinistra, rifatevi il ripasso di una specie che si presenta fenotipicamente con una coda abbastanza corta e con questa sella, questa zonazione sul dorso, con una bella maschera gulare e con un collare. Queste sono tutte cose abbastanza facili da rilevare. Poi ci sono dei dettagli che invece sono proprio di tipo anatomico e sono di competenza dello zoologo, perché lì bisogna andarci a valutare le forme e le misure usando degli strumenti precisi, eccetera. Qui vi segno solo che è importante, trovando ad esempio un cranio mal ridotto,
di canide, è importante andare a vedere, individuare il secondo molare e il primo molare, perché nello sciacallo hanno delle caratteristiche che qui nella foto vi vengono rappresentate, ma sono chiaramente, e anche il setto nasale è particolare, chiaramente sono dettagli che non possono essere di competenza della persona che non ha appunto delle esperienze di tipo zoologico. È un animale onnivoro, abbiamo detto. Questa onnivorità viene considerata è pari a quella della volpe, addirittura superiore, anche perché ha dato prova sia nelle aree balcaniche dove lo studiano, lo conoscono, lo studiano da più tempo, sia anche da noi nell'area friulana, eccetera. È una specie che dà molta importanza al surplus della produzione agricola. Questo intanto anche per spiegare del perché ci sia questa penetrazione nel sistema Italia, dove tutto sommato le aziende agricole si stanno evolvendo verso le grandi aziende, eccetera, però tutto sommato sono ancora piccole aziende con un mosaico culturale. Nella stessa zona non è che come negli altri paesi o come nella povera Ucraina, dove viaggiate per decine e decine e decine di chilometri, restando praticamente sempre nello stesso campo di frumento. Qui da noi una grande azienda agricola di 30 ettari è specializzata in frutta e uva, quell'altra più avanti è specializzata in foraggio, dopodiché ne riparte un'altra che alleva piccoli pollame da cortile, eccetera. Ecco, lo sciacallo è molto interessato a questa ricchezza, a questo mosaico così diversificato nelle offerte. Tenete presente che è anche un predatore, questo l'abbiamo detto, però specializzato sui piccoli animali e in genere viene assunto, si assume, senza avere delle certezze inossidabili, che riesca a farcela predando degli animali di 2 chili di peso. Dopodiché un animale più grosso per lui diventa qualche cosa di neanche valutabile. La cosa strana è che in tutte le aree balcaniche, nell'est Europa, è considerato un nocivo. La specie là è chiaramente più abbondante. E questa nocività è determinata dal fatto che nei contenuti stomacali, dopo li vedremo, sono presenti anche resti di ungulati selvatici o di animali interessanti per la caccia. In quegli ambienti fare l'equazione 2 più 2, fare il rapporto 2, la somma 2 più 2 uguale a 4, non stanno lì a studiare eccessive cautele. Lo considerano nocivo anche se in realtà siamo noi umani che lo favoriamo mettendogli a disposizione delle cose di cui lui può approfittare diversificando i suoi interessi nella stagione, eccetera, eccetera. Tenete presente che se non c'è, non ci sono delle produzioni agricole interessanti, ci sono però delle aziende agricole che allevano animali. Dove allevano gli animali, cosa volete che gliene possa fregare di un bovino a uno sciacallo, una bestia di un qualche quintale? E però i bovini partoriscono e dopo il parto le placente rimangono nel letame, nelle lettiere, e gli sciacalli sanno andarla a cercare. E trovare un pacco placentare di un bovino sono circa 6-7 kg di roba, è un bel pasto, tra l'altro di roba molto ricca, molto arricchita in proteine e in vitamine. Oppure ci sono aziende agricole che non sono, che allevano animali che non sono accessibili per gli sciacalli, ma però per allevare questi animali devono tenere del mangime. Di solito intorno alle zone dove custodiscono questo mangime girano roditori, oppure i roditori proliferano all'interno degli allevamenti, ci sono anche fuori. E loro frequentano quegli allevamenti proprio perché ci sono i roditori. Io qui vi farei vedere una
un video che si trova sul nostro canale YouTube. E per fare questo, però, devo a questo punto interrompere la. No, no, dovresti cambiare la finestra. Ah, cambio solo, sì, hai ragione, sì, perfetto, cambio solo, sì. Allora andiamo qua, in questo canale YouTube dove finora ho raccolto circa 24 filmati di tipo didattico, ce ne sono alcuni veramente interessanti. Questo qui tra l'altro è quello interessante che rileva per il discorso che stiamo facendo noi qui adesso. Perché è un video girato da Massimo Colombari in Croazia. Massimo Colombari è un bolognese appassionato, esperto anche di lupi, e fa dei bellissimi servizi fotografici di fototrappolaggio. Questo qui adesso con questo sistema è tutto un po' lento. Questa qui è una ripresa che lui ha fatto in Croazia, in un campo che veniva, dove l'erba veniva falciata. Non so se li vedete, adesso provo ad allargare tutto. Dovreste vedere, in questo campo dove il foraggio sta fiorendo, se cioè solo si decidesse a muoversi, dovreste vedere degli scherzo le cicogne e stanno cacciando. Sciacalli e cicogne la stessa esatta identica cosa, e cioè arvicole. Il mezzo agricolo che sta falcianti scombussola la vita delle arvicole che incominciano a girare un po' impazzite in foraggio, e tanto le cicogne quanto gli sciacalli spalla a spalla le stanno rincorrendo per mangiarle. Qui non ce la possiamo godere molto bene. Qualche volta si vedono proprio i tuffi oppure le corse. Ecco, vedete qua, una cicogna è andata a predare un'arvicola e qui uno sciacallo che sta mangiando esattamente la stessa cosa. Questo qui è l'erba tagliata. Questo qui è molto bello, qui addirittura si è visto qualche cosa in bocca che la stava ingoiando e stanno proprio cacciando arvicole che si sono visti rovinare il paesaggio in cui vivono dal passaggio di una barra falciata. Ecco, vedete il saltello tipico? Vedete? Quindi, questa è una cosa veramente, veramente interessante. La potrete andare a vedere direttamente voi. Aspetta, che Poi in metto pieno giorno, quello è il questo. bello. Sì, assolutamente in pieno giorno. Tenete presente che questi animali hanno un'attività di tipo crepuscolare dove si devono adattare per questioni di adattamento, perché non è che questi siano degli animali notturni. Gli animali di notte, se potessero, dormirebbero e userebbero la luce del giorno per predare, cercare le opportunità sul territorio. Diventano crepuscolari nelle zone dove la pressione antropica è molto alta e dove anche l'interesse è molto alto. Quindi loro si adattano a vivere di notte perché di notte la situazione è molto molto più tranquilla. Tenete poi presente che in questi paesi la densità di popolazione è anche molto bassa, c'è una prevalenza di economia agricola e forestale, quindi i comportamenti sono senza dubbio più vicini a quelli dell'origine della specie. Questo vi spiega un pochettino anche l'immagine che voi vedete qua di questo sciacallo dorato che digrigna i denti a tre nemici colossali, due cornacchie grigie e una gazza. Se fosse quel canchero che tutti dicono, probabilmente saprebbe farsi giustizia da solo. Invece è lì che poverino sta difendendo qualche cosa che a lui serve, che è già individuato. E che hanno individuato anche questi altri uccelli opportunisti anche loro, e loro per questo qua per difendersi gli sta digrignando i denti. Cogliete l'occasione per continuare ad apprezzare quello che vi ho sempre detto, una testa che può sembrare quella di una volpe perché è molto sottile, eccetera, con le orecchie un po' ravvicinate e piccoline.
Questa cosa la possiamo andare a definire più in dettaglio, Lapini lo fa molto bene qui, andando ad utilizzare degli articoli che hanno messo a confronto le abitudini alimentari dello sciacallo dorato in Romania, in Bulgaria, scusate, in due zone fra di loro completamente diverse. Chiaramente sono stati utilizzati gli animali abbattuti a caccia, prelevando lo stomaco e controllando il contenuto stomacale. La regione, con le colonne, nere è un agroecosistema, collinare, dove potete immaginare un mosaico di villaggi, economia agricola, piccole aree artigianali, qualche piccola area industriale. Quell'altra invece, con i rettangoli bianchi, è una zona montana forestale. Voi vedete come in realtà in alcune situazioni gli interessi alimentari possono essere simili, però ad esempio nella regione forestale i macro mammiferi sono molto più importanti per questa specie rispetto all'importanza che hanno nelle zone collinari, anche perché probabilmente ce ne sono di meno. Vuol dire che in queste zone montane forestate l'elevata disponibilità e presenza di queste grosse specie aumenta anche la probabilità di trovare degli animali morti per tanti motivi, per malattia o perché feriti a caccia o perché feriti in un incidente stradale. Quindi la situazione si spiega molto bene. Viceversa, se andate nella zona collinare, vedete che i mammiferi domestici, quindi piccoli animali da cortile, sono molto più importanti rispetto al confronto con la zona montana. È una specie che si sa adattare davvero molto molto bene. Qui abbiamo una panoramica che confronta, ma lo si può vedere meglio in un'altra che andiamo a vedere dopo, un argomento che è stato a lungo dibattuto per chiedersi in tempi andati se lo sciacallo dorato e lo sciacallo nordafricano fossero tutto sommato apparentati. Si è visto che in realtà si tratta di due linee completamente diverse dal punto di vista genetico. Qui vi fanno vedere questa mappa rappresentativa, io vi faccio vedere qua. Una delle due pubblicazioni preparate dall'Office National de la Chasse in Francia su questo argomento, e per quanto riguarda questa suddivisione fra le due specie, qui trovate una cartina che un pochettino è più chiara, perché vi fa vedere che in realtà, e vi spiega molto bene, che queste aree, pur essendo contigue fra di loro, come le vediamo nella slide utilizzata da Luca, qui in realtà sono due aree a contatto nella zona del Sinai, ma che in realtà sono occupate da due specie completamente diverse, perché quest'altro di qua nel Nord Africa in realtà ormai si è certi, anche dal punto di vista genetico, che si tratta di un lupo. Lupo dorato, appunto, mentre invece lo sciacallo dorato è quello di cui stiamo parlando noi, che come vedete ha un'area di patria molto estesa, che va praticamente dal nord dell'Indocina attraverso il subcontinente indiano, l'area iranica e l'area del Medio Oriente, fino ad arrivare qui nella zona dei Balcani. E qui questa differenza proprio la vedete, questa qui è una specie e questa qui è un'altra, hanno una zona di confronto ma limitatissima. E qua un pochettino ci avviciniamo un po' al problema di che cosa sia, da che cosa derivi la presenza di questa specie in Italia. Voi vedete che nell'area
di presenza consolidata dal 1984 in poi, che è il Friuli Venezia Giulia, è a diretto contatto con due nazioni, la Slovenia e la Croazia, da dove gli animali sono entrati. Dal punto di vista genetico, tra l'altro, c'è una identità assoluta fra gli animali controllati da una parte e dall'altra di questi confini. Mentre invece nella restante area più ad oriente le situazioni sono più consolidate, più omogenee nel tempo, tanto da permettere di individuare dei gruppi che fra di loro sono leggermente diversi dal punto di vista genetico. Quindi la situazione che noi adesso osserviamo in Italia dipende dalla espansione dei soggetti di questa zona qui. Qui si parla soprattutto di problematiche di valutazione genetica, noi per questa sera le possiamo un pochettino saltare. Qui invece viene fatto il punto sulla dinamica storica. Sicuramente questa specie è arrivata in queste parti dell'Europa, nell'area balcanica, nell'Olocene, cioè praticamente poco dopo la fine delle glaciazioni. Poi evidentemente la specie si è dovuta adattare ad una situazione che dopo vedremo nei dettagli, era molto particolare. Dopodiché, dal 1950 in poi, i nuclei che si conoscevano di questa specie, che fra di loro isolati, e sui quali era stata fatta appunto anche una qualche indagine di tipo zoologico, dal 1950 in poi questi nuclei isolati hanno cominciato a diventare più consistenti, sono cominciati a comparire dei nuclei nuovi, e poi le aree di questa distribuzione macchio di leopardo sono congiunte, sono diventate delle aree a sviluppo continuativo, ed anche guardando al di fuori del contesto italiano, nel contesto anatolico, voi vedete che la situazione è circa la medesima. Perché tutto questo è avvenuto? Perché si ritiene, a buona ragione, che in realtà quando i Balcani, con il ritiro delle glaciazioni, lì la specie lupo è proliferata moltissimo e quindi è iniziato un periodo di forte convivenza, di conflittuale convivenza con una specie che è molto aggressiva, della quale lo sciacallo è una preda, non ci sono dubbi su questo. Perché lo sciacallo a un certo punto ha cominciato invece a consolidarsi? Ma perché dal 1950 in poi la specie lupo nell'area balcanica ha cominciato ad essere pesantemente ridotta. E a fronte di questa riduzione della grande riduzione di essere uccisi, eccetera, eccetera, e poi succedono delle cose nel frattempo, succedono delle cose molto interessanti, soprattutto nel periodo contemporaneo. Incominciano a diminuire gli inverni molto selettivi, con grande copertura nevosa, mentre invece si sviluppa l'agricoltura e soprattutto aumenta la disponibilità di rifiuti sul territorio, soprattutto nelle zone che non sono socialmente ben attrezzate per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Dove avete microdiscariche diffuse, avete delle fortissime
interessantissime opportunità per questa specie che si butta sui rifiuti umani con molto interesse, perché dentro i nostri sacchetti la roba da mangiare è abbondante e soprattutto a buon mercato. Come raccogliere i dati? Avere un'idea precisa di come si è svolta la situazione, è stato fatto e si sta facendo un lavoro molto molto interessante, molto importante, perché c'è stato un momento iniziale nelle zone di presenza tradizionale di verifica critica dei dati pubblicati e delle cose disponibili negli archivi, dopodiché si è cominciato a raccogliere nuove informazioni, soprattutto nelle zone di espansione di questa specie, verificando i reperti disponibili e andando a fare dei controlli incrociati di tipo bioacustico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se in una zona di assenza della specie a un certo punto viene segnalato uno sciacallo ucciso da una collisione con un autoveicolo, questo è un evento sporadico. Abbiamo la sfortuna per lo sciacallo, ma la fortuna per noi di venire a contatto con un aneddoto. Ma che significato ha questo aneddoto? Si guarda se si tratta di un adulto o di un giovane, e indipendentemente comunque da quello che abbiamo trovato, si cerca di capire se quell'adulto o quel giovane sono o meno degli animali in dispersione, oppure dei soggetti legati a un gruppo sociale che li ha persi e li ha abbandonati perché loro sono morti. E cosa si fa? Si va nella zona in cui è emerso questo reperto, che può essere anche un video o una foto da fototrappole che non lascia dubbi sull'identità della specie. E allora si va lì in zona, si organizza una campagna di verifica con stimolazioni bioacustiche. Cioè, cosa si fa? Ci si organizza in gruppi di lavoro distanziati fra di loro di circa 2 km, non di più, con degli autoveicoli che si muovono su un percorso pianificato e a intervalli regolari con un impianto di amplificazione emettono i guaiti e i richiami degli sciacalli dorati per cercare di stimolare delle risposte. Questa operazione la si può fare sempre? No. La si può fare in tutte le condizioni? No. Ad esempio, dove è ben presente la specie lupo, col cavolo che gli sciacalli rispondono alla stimolazione bioacustica. Perché? Perché hanno paura di farsi sentire dai lupi. Se di lupi non ce ne sono tanti, oppure ce ne sono, ma non sono ancora accorti, tema che quando le femmine sono in tana, in gestazione, e quando stanno allevando i cuccioletti che ancora sono legati, si fanno individuare, le stimolazioni bioacustiche diventano importanti, interessanti. Quando il gruppo familiare si muove fuori sul territorio con i cuccioloni che ormai seguono i genitori poter utilizzare i proventi della ricerca del cibo o della predazione. E siccome si muovono soprattutto di notte o in terreni che possono essere difficili, se per caso si perdono, se tu li stimoli e loro cercano di stabilire dei contatti. Un altro sforzo che è stato fatto proprio a livello europeo, in quel contesto di Goiás, vengono tentate base e basate
a maglia di 10 della specie che abbiano un significato dal punto di vista faunistico, un vero significato, perché altrimenti il rischio è quello di andare a tener conto di tanti fakes, di tante segnalazioni fasulle, e voi non avete idea di quello che succede, ne parleremo. Quando tu in una zona nuova tiri fuori che c'è questa specie, la gente incomincia a setacciare internet, setacciare internet, a copiare delle fotografie e poi a passarsele sui cellulari come se fossero proprie fotografate sul posto. Quindi bisogna stare molto, molto, molto cauti. La situazione italiana è stata verificata con un metodo nostro nazionale, di questi pochi autori legati alla situazione soprattutto del Triveneto, diciamo così, un po' di senso questa avesse un trend diretto 10 km, voi vedete come nel tempo si sono riempiti di quadratini grigi o neri che danno i differenti gradi di probabilità di incontrare la specie nei vari territori. Voi tra l'altro vedete che dal Friuli Venezia Giulia piano piano ci si è estesi fin verso la Lombardia, verso il Bresciano e anche poi l'Emilia Romagna. Poi negli ultimi 2 anni la specie, anzi negli ultimi 2 anni la specie ha fatto un considerevole salto verso sud, arrivando fino al Circeo. Quello che è interessante, e questo lo vedremo soprattutto il mese prossimo, quello interessante è che non solo stiamo raccogliendo informazioni di avvistamenti di animali uccisi o fotografati in questi giorni. Al Circeo c'è, questo lo devo anticipare, uno dice: ma come ha fatto specie ad andare dalla zona di Prato al Circeo? Forse anche così poco. È interessante che no, arriva solo prima questo prolifica le alica con la fototramite su non fate per fare non fare l'analisi col corpo, cioè il grippamento, il funzionamento attivo, le faste, tutto. Domi ho impegnato degli specialisti a tirare giù le da verificare nel 2020, nel febbraio 2020.
superamento del Ticino verso l'area piemontese, eccetera. È una specie che si sta dando abbastanza da fare. Tenete presente che noi ci stiamo stupendo di questa nostra realtà qui in casa, ma questa specie è arrivata fino in Finlandia e fino in Olanda. Ma interessante è la storia di quelli arrivati fino in Finlandia, perché in realtà poi, dopo un anno, penso, se non sto citando così a memoria, ne è stato fotografato uno, ma in condizioni pessime, per cui la foto in realtà è rimasta dubbia e non è convalidata come una certezza, ma se lo fosse, questo animale era oltre, ha utilizzato gli spazi dove c'era disponibilità, che tra l'altro, ritorniamo a dirlo, sono gli spazi dove era stata fatta una buona pulizia di lupi. Attraversando la Svizzera, se no, altrimenti l'Ufficio Nazionale della Chasse non avrebbe fatto quelle pubblicazioni. E quindi siamo di fronte a una fase di espansione e di consolidamento con una certa intensità di nuovi dati. Voi vedete qui che anche graficamente questa carta presa da una pubblicazione del 2022. La Pignetal, siamo in realtà pochi autori, ci siamo, sono anch'io in mezzo, perché ho collaborato. Voi vedete come i quadratini neri, che sono i quadrati di 10 km, 10 km, con dei dati assolutamente certi, sono molto densi nell'area del Friuli Venezia Giulia, però interessa la Lombardia, interessano anche il Piemonte, poi qui a sud in periferia di Prato, cioè periferia, Prato, città in realtà. Quindi un animale davvero, davvero, davvero interessante. Arriva? C'è un'alta probabilità che la gente si dichiari esperta di sciacalli. Io vivo quasi quotidianamente, ho visto con per una zona di fianco di Chiano, qui sono esperto, i anni già ne ha corso, è pieno di sciacalli dappertutto. Può fuorviare, e la volpe. Ed è strano, eh? Ed è strano che questo possa succedere, perché la volpe è un canide molto più piccolo dello sciacallo, qua a sinistra, che a sua volta è molto più piccolo del lupo. Però le volpi non sempre sono così. Le volpi hanno un mantello estivo, questo, hanno invernale, hanno un mantello di muta, hanno un mantello di muta gli animali sani, hanno un mantello stabile o deteriorato gli animali ammalati, come questa volpe qua. Voi vedete che questa volpe
ha una coda lunga, è una volpe, non ha questo bel codone soffice di pelo. Ci è rimasto poco più. Si arricchiscono di cause predisponenti beccano delle infezioni che poi tra l'altro le porteranno anche a morte. Non si riprenderanno mai da queste situazioni. Ecco, quando uno vede un blocco maschio anticato, vedete se lo mettiamo nel full screen, vedete la testa piccolina, le orecchie piccolette, vedete le orecchie della volpe come sono belle grandi, e poi mancano queste zonazioni, eccetera. Qua invece vedete una volpe ammalata, qua invece vedete un lupo. Chiaramente nella nostra zona il lupo lo dovete vedere anche nella sua forma appenninica. Per cui qua adesso non lo vedo bene che quale lupo possono aver utilizzato, ma voi sapete che il lupo appenninico, quello che vediamo noi qua con il materiale regolare, voglio dire, ha le due strisce. Nere sui metacarpi, su questi opus francesi, così che casomai le andate a scaricare. Che hanno il pregio di far vedere a confronto dal punto di vista didattico, si tratta di immagini messe insieme didatticamente. I tagli vengono bene a confronto con anche dei dettagli sulle impronte che vedremo dopo. Adesso non mi ricordo se lo vediamo in questo o nella prossima. Vediamo un po'. Questo qui è la brochure, quella più piccolina. C'è quest'altra che c'ha molte più pagine. Questa qui. Questa qui è davvero bella, eh. Quell'altra è più elementare, questo qui è stata curata da degli specialisti e usa, vedete, molte cose simili che abbiamo già visto nell'altra, semplificata. E vi fa vedere, ad esempio, questa cosa è molto più utile. Qualche volta, possono avercela i lupi, questa cosa qua, eh. Questo per dire, voi vedete che anche qua vi fanno bene la
ad un'area balcanica, come quella di Mar, chiaro che lì hanno avuto un gioco. Quindi spero che queste due pubblicazioni in qualche modo vi possono essere, scusate, volevo cercare un'altra roba, vi possono essere utili. Le conoscenze durante anche un materiale video, ho parlato con convegno che è stato battuto nel piano di dirottamento delle volpi per la rabbia, una pratica che poi è stata abolita perché è assolutamente inutile se non dannosa, perché favorisce la diffusione della rabbia. Questo qui aveva catturato, aveva sparato una grossa volpe, le dovevano portare lo zoo profilattico, lui ce l'ha portata. Ma ha fotografato perché dice, Dio boh, una volpe così grossa, non l'ho mica mai vista. Bella grossa. Chiaramente non era una volta. Questi qua sono tutti reperti di fotografie di reperti fotografie, eccetera.
Che tipo di predazione fanno? Certe volte si arriva a contatto con delle documentazioni davvero interessanti, come in questo caso uno sciacallo che sta predando una faina. Cioè, abbiamo detto che ha un interesse di microteriofago, però insomma, a questo punto la faina è più un meso carnivoro e evidentemente rientra nel range delle possibili prede di questa specie. E tutte le relazioni con quelle altre specie che sono di interesse, di forte interesse per l'uomo per tanti motivi. Quindi sciacalli, lepri, la lepre e per i galliformi da caccia. Però hanno cominciato a considerarlo nocivo anche gli adulti. In realtà, nella stessa area, quando si fanno degli studi di lungo termine e di dotazioni adeguate, come in questo caso, si vede che dove compare lo sciacallo, se ci sono dei motivi per cui le altre specie rimangano, queste rimangono stabili, oppure aumentano, come è il caso, del cinghiale, e dove vedremo il cinghiale aumenta troppo, ci possono essere sì delle conseguenze dell'erba del Carso Isontino. Era in calo, sì, questi sono i dati di una lunga serie storica, ma perché è in forte aumento in quella zona il cinghiale. E poi chiaramente se c'è anche lo sciacallo, voglio dire, non è che questo combini chissà che cosa rispetto all'impatto che hanno appunto i cinghiali su questo tipo di situazione. Questo qui è un caso che esemplifica quello che abbiamo detto, cioè che tutte le volte che si raccolgono degli elementi sul rilevamento di un animale, si insiste a mettere a punto degli altri sistemi trasversali di verifica polaggio di un esemplare con altre sedute si è visto che in realtà questo esemplare era accompagnato anche da un altro, ma solo perché c'era un occhio che si illumina nel ben per tanti motivi. Ad esempio, gli sciacalli tendono a percorrere le strade per utilizzare, per mangiare, per cibarsi degli animali, dei piccoli animali uccisi dal traffico, piccoli e grandi animali uccisi dal traffico e possono rimanerne a loro volta vittime. Oppure un'indicazione che sta uscendo più recentemente. Sono animali che frequentano le strade per andare a cercare quello che si chiama roadkill, ma che però sono animali non in perfette condizioni di salute perché, ad esempio, hanno fatto una buona presenza in aziende agricole dove c'erano dei topi o dei ratti trattati con degli intossicanti che non sono stati letali per questi individuo, per un individuo e non è stato abbastanza svelto, abbastanza in forze da schivare una macchina. Cioè, queste cose si appurano andando a fare molti, molti accertamenti nel modo giusto.
solurare le foto di giorno che abbiamo visto anche fatte dall'amico Massimo e ben consolidata. Questo qui tanto per farvi vedere come dei rilevamenti di fototrappolaggio alla fine vengono unificati da una sessione di rilevamento acustico che ti chiarisce che questi animali fotografati un po' distanti fra di loro sono due animali diversi che comunque afferiscono allo stesso gruppo sociale. Qui vedete delle immagini fatte all'infrarosso, da fototrappole all'infrarosso, e già anche qui voi, scusate, mi ero dimenticato di mettere sempre il full screen che fa vedere un po' più grande. Voi, anche se si tratta di immagini in bianco e nero notturne, penso che avrete notato i dettagli che vi servono per capire che state guardando uno sciacallo dorato. Testa piccola, muso appuntito, orecchie molto piccoline, collare e zonazione dorsale. Qua è uguale. Addirittura vedete anche la gola, la un morso alla testa, track da un lupo. E chiaramente le cause di mortalità di questa specie attualmente sono al 40% dei casi rilevati. Perché tutto quello che non rileviamo non possiamo dire nulla. Però se portiamo a 100 quello che abbiamo in mano, le mortalità sono dovute a incidenti stradali per il 40% e ad abbattimenti fatti in genere scambiandoli perché li scambiano con le volte, insomma. Sì, Di ululato, dai, ululati. sentiamo l'ululato che è caratteristico col famoso wow wow finale. Vediamo un pochettino che adesso Anche non mi se volete ricordo dove scrivere altre domande o volete farle direttamente, non c'è nessun problema. Poi, mentre lui sta per partire, volevo anche, insomma, dire a tutti. Sono dimenticata perché ero presa da fare l'appello. Comunque, io sono Milena Merlo Pic, per chi non mi avesse conosciuto, e una niente di mia cultura. È già partito? No, come so ci campa. E quindi perché no, insomma, a cogliere questa occasione, sì. Sentiamoli allora. Sentite queste. C'hanno degli effetti vocali veramente curiosi. In Nord Europa le chiamano singing fox, le volpi che cantano.
di osservazione, quindi se siete d'accordo, poteva anche essere una cosa carina fare un gruppo WhatsApp, se date tutte la disponibilità e mi mandate ovviamente il vostro numero di